Ciao a tutti, sono Letizia, bentornati a un nuovo video di Little on the Shelf dopo la bellezza di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 4 mesi. Sono stata 4 mesi lontana e vi dirò, mi è mancato postare, mi è mancato editare, mi è mancato chiacchierare su manga, libri, mi è mancato chiacchierare con voi. Però vi dico, ho sentito il bisogno di fare questa pausa, anche perché vi avevo detto all'inizio appunto che non avrei continuato da settembre in poi proprio perché avevo tutti questi impegni da portare avanti con l'università, con tutto il resto, solo che appunto continuava a mancarmi il fatto di dire vi faccio video, non faccio video. In più continuo comunque a seguire tutti gli altri booktuber italiani come Chantal di Fairy Toby Fit, Gabriella di Fangirl Love with Books, Ludovica di Ludo Dreamer, Sara di Orange is the New Black, Mirko di Mirko Smith, Emanuele di Never Ending Story, Andrea di Lego Scatto Viaggio, insomma ne seguo veramente tanti e la passione che ci mettono, l'impegno che ci mettono ha di nuovo contagiato anche me come l'avevo fatto la prima volta ormai nel lontano 2016. Il 7 marzo 2016 infatti poi ho iniziato, quindi siamo quasi quasi all'arrivo del terzo compleanno del canale. Io mi scuso per questo, diciamo, non cambiamento repentino, però per questa pausa che mi sono presa, perché sentivo veramente che non ce l'avrei più fatta ad andare a fare le cose che volevo fare, soprattutto con il canale. Però in queste settimane, queste ultime settimane, sono detta perché non provarci di nuovo e vediamo come va. Sicuramente una prima cosa che cambierò sarà il tornare alle origini. Chi mi segue da tanto, o meglio, chi mi segue fin dagli inizi, sa che io all'inizio postavo soltanto un video al mese, che era all'epoca l'insieme del book haul e del wrap up, erano un video unico. Poi l'anno scorso ho deciso di cambiarli, di dividerli per aggiungere più contenuti e insomma fare i video più brevi, solo che ho iniziato appunto a sentire lo stress di questa cosa, del fare più video, benché brevi, l'ho sentito veramente come un peso, non più come un piacere, e oltre al fatto appunto che avevo troppi impegni, mi sono detta okay, meglio se evito di continuare perché non riuscivo più ad approcciarmi al fare i video in modo tranquillo, in modo sereno, come invece facevo all'inizio. Quindi per adesso, in questo mio ritorno su BookTube, su YouTube, spero che qualcuno sia rimasto, spero che avrete ancora voglia di restare con me. Non vi garantisco che ci saranno tanti video al mese, almeno uno sì, almeno uno, quindi sempre book haul wrap up insieme, ci sarà. Una volta al mese, almeno quello sono sicura di potercela fare. Un video al mese sono sicura di potercela fare. Più di un video al mese, vediamo dal periodo. Se riesco, volentieri, cioè io sarei la prima a dire vorrei farne di più, ma devo vedere i miei impegni, anche perché come ho detto gli impegni che ho detto a settembre non sono cambiati, anzi sono rimasti gli stessi, quindi sono comunque ancora piena di cose da fare. Se vedete il bianco, il mio famoso quadernino, perché poi vi parlerò dei libri che ho preso e dei libri che ho letto, spero comunque di poter mantenere questa, minimo questa rotta, poi spero di poter aumentare in qualche modo o migliorarmi. E se voi avete già comunque idee su cosa volete vedere, scusate le campane e suonerie varie, queste non sono cambiate. Se avete idee, se volete che vi parli di qualcosa di specifico, di argomenti che vorreste che io trattassi, fatemelo sapere sotto nei commenti e io vedrò cosa posso fare. Spero ovviamente di rispondere alle vostre richieste, mi farebbe molto molto piacere. Quindi ora io sì, torno su BookTube, sono molto emozionata, ho una gran paura di mandare tutto all'aria, spero veramente di no perché ci tengo come tengo al mio blog. Spero di poter mantenere tutto, di fare tutto con calma, senza mettermi ansia da sola addosso, perché non voglio vivere mettendomi da sola ansia addosso, questo no. Quindi vedrò di cosa fare. Sicuramente, ripeto, ci sarà almeno un video al mese, almeno quello non c'è problema, ci sarà. Ci sarà, quello farò in modo di farlo. Quando arriveranno nel corso del mese non lo so, però farò in modo di farlo. E su questo possiamo stare tranquilli. Per gli altri si vedrà, però voi comunque mandatemi idee, se avete idee, suggerimenti, sentitevi liberi di mandarli, io accetto tutto e vedo cosa posso fare ovviamente, cosa riesco e cosa posso fare. Finito questo lungo preambolo, direi di andare nel clou del video, no? Di tornare a parlare delle cose che appunto facevo fino a settembre e direi appunto di partire con il book haul. Come
come al solito. Per il mese di gennaio vi faccio vedere soltanto un libro. Questo perché nel 2019 mi sono posta dei seri paletti, nel senso di dire, prendi solo i libri che davvero hai intenzione di leggere, intenzione di continuare, sai che vorrai leggere. Quelli che ti senti insicura, aspetta anche 6 mesi, ma aspetta. Quindi quest'anno probabilmente vedrete dei book poco corposi, ma per il semplice fatto che voglio limitare i miei acquisti a ciò che davvero mi interessa sul serio, a livello cartaceo. Voglio limitarmi anche perché devo fare attenzione, da quel punto di vista, al mio portafoglio, devo fare un po' attenzione, quindi mi limiterò. E per questo mese, appunto, l'unico acquisto che ho fatto è stato Gli scomparsi di Chiar di Luna di Christelle Dabau, edito dalla EO Edizioni. Dovrebbe venire, se non mi ricordo male, 16 euro, e l'ho preso a sconto perché appunto era il giorno dell'uscita, l'ho preso, sono corsa in libreria e l'ho preso. Non ho ancora letto il primo perché voglio avere più libri possibile, insomma, o meglio, come sapete, voglio avere le saghe complete prima di iniziarle, avere così un parere unico e più compatto e più unito anche, per così da vedere il processo della creazione del mondo, se per caso si tratta di mondi fantastici o comunque la crescita dei personaggi, se si tratta di saghe tipo quella di Night School che ho letto a dicembre, di cui ho fatto la recensione sul blog. Di questo io so che in tutto saranno 4 libri, il terzo già pronto, sia in francese, non so quando uscirà in Italia, non ne ho idea. Il quarto invece so che a causa di problemi di salute la scrittrice ancora non abbia iniziato a scriverlo, o meglio che l'abbia iniziato o magari non è riuscita a continuarlo nei tempi stabiliti. Comunque, a quello che ho capito, in teoria dovrebbe essersi ripresa, a quello che ho capito. E quindi si aspetta, ovviamente si spera che questa donna stia bene, e niente, io sono molto curiosa di leggere questa serie, cioè sto cercando di tenermi a freno perché voglio iniziare a leggerla, però allo stesso tempo dico no, perché poi sai che non ti ricordi niente, perché è vero, io purtroppo dopo un po' di tempo dimentico le cose che leggo, anche se mi sono piaciute, quindi vedrò, cercherò di trattenermi un pochino, più che altro perché... avendo letto Il Castello Errante di Howl, avendo visto il film del Castello Errante di Howl, cioè ho comunque sentito, mi è apparso che questa tetralogia sia molto simile come il Castello Errante di Howl, quindi sono ancora più curiosa di leggerla. Questo è tutto per il book haul. Passando invece al wrap up, ho letto in tutto 4 titoli, 2 per l'università perché avevo 2 esami e poi 2 manga. Il primo titolo appunto è il primo manga che ho finito, ora vi faccio vedere un volume a caso, che è questo Sailor Moon di Naoko Takeuchi. Gli ho dato i 5 cuoricini e potete trovare la recensione in info box, vi lascio tutti i link come al solito. E prima di continuare, vi voglio tenere presente il fatto che, siccome appunto non mi piace essere ripetitiva, non dirò cosa penso dei libri di cui ho fatto la recensione sul blog, vi lascerò direttamente la recensione in info box, così non mi ripeto e i video non diventano troppo estesi, ecco, cercherò di limitarmi a quello. Comunque posso dire che mi è piaciuto da morire, tantissimo, è stato per me un tuffo nel passato immenso e mi è piaciuto tantissimo. Che vi posso dire? Leggetelo perché merita tanto, sono 12 volumi che non è che scorrano benissimo perché sono belli intensi, però, scusate, però merita fortemente. Merita. Come secondo me merita, o meglio, potrebbe essere una buona lettura, questo piccolino qua. Ricordi di Veneremo di Kamo no Chome, un'opera del medioevo giapponese che appunto ho letto per l'università, gli ho dato 4 cuoricini e mi è piaciuta molto molto, è piccolissima, vi dico soltanto che il testo vero e proprio, alla fine, è molto molto breve, lo faccio proprio vedere letteralmente, eccolo, questo è il testo vero e proprio. Altra introduzione per studio e qui sono note di spiegazione e l'ho letto in un giorno letteralmente. Mi è piaciuto moltissimo, non è un'opera di narrativa, è principalmente una raccolta di pensieri dell'autore su alcune cose che accadono a Kyoto e che quest'autore lega a un concetto molto presente durante il periodo giapponese, scusate, durante il medioevo giapponese, che è il concetto di Mujo, di instabilità dovuto alle numerosissime guerre civili che si hanno appunto durante il medioevo giapponese. Mi è piaciuto da morire e non so perché, ma proprio mi ha catturata. Poi si legge benissimo, è molto molto scorrevole, quindi se volete leggere qualcosa di particolare, che diverso dal solito, che potrebbe incuriosirvi, questo sicuramente ve lo consiglio. Come vi consiglio ovviamente anche il terzo titolo che ho letto, che è stato un altro manga, questo qua, I 1000 colori dell'amore di Ai Minase. Io Ai Minase ormai ho letto tutti i suoi
i suoi manga. Adoro come disegna. Cioè, vi vado a far vedere una tavola, sperando di non farvi spoiler, perché io adoro come disegna questa donna. Tutte le volte rimango proprio allibita. Cioè, per farvi capire, vediamo questa, cioè, guardate la bellezza di questa immagine. Io adoro lo stile di questa donna. Anche di questo trovate la recensione in infobox, il link in infobox, così non vi parlo della trama che cioè sarà tutta lì, come non ve ne ho parlato di Sailor Moon, per il semplice fatto che trovate la trama in recensione, quindi non vi preoccupate, il tutto è lì, cerco solo di farlo stringato, cioè di non dire troppo, di non ripetermi troppo, per evitare di allungare il brodo, per evitare di essere troppo lunga e logorroica. Lo ripeterò finché campo questo, ecco, questo lo ripeterò molto. A questo gli ho dato 4 cuoricini e nel complesso ho trovato molto molto dolce. L'ho praticamente divorato, sono 9 volumi, l'ho divorati. L'ho trovato una storia dolcina, carina e coccolina e ci sono arrivata alla fine che avevo le lacrime, proprio le lacrime. E benché non sia plausibile alcune cose che succedono, dal mio punto di vista, dal mio personale punto di vista, mi è piaciuta tanto. Dolcina, storia dolcina, dolcina, dolcina. Diversa invece è stata l'ultima storia di cui vi parlo, cioè l'ultimo libro, ovvero questo qua, Racconti di pioggia e di luna di Ueda Akinari, altra opera di letteratura giapponese del Medioevo, o meglio del periodo Tokugawa, che va dal 600 circa alla prima metà dell'800, quindi un bel periodo lungotto. Quindi abbiamo questo periodo Tokugawa, e questa è un'opera ben conosciuta in questo periodo storico. Questa invece è una raccolta di racconti caratterizzati da elementi fantastici, da spiriti, demoni, mostri o cose comunque simili, che mi ha incuriosita da morire. Se non sbaglio, sono 9 racconti, tutti diversi, non sono collegati tra loro se non appunto per questi elementi fantastici che, diciamo, ritornano con facenze diverse, con azioni diverse, con volti diversi. Mi ha entusiasmata da morire. Gli ho dato 4 cuoricini anche a questa. Mi è piaciuta tantissimo. Cioè, proprio l'ho adorata. Mi è piaciuto leggerla. L'ho letta in 2 giorni, anche perché l'ho dovuta leggere velocemente perché dovevo prepararmi per la seconda parte dell'esame. Cioè, si legge molto, molto bene e le pagine veramente scorrono, 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 scorrono benissimo. Io veramente non pensavo sarebbe potuto piacermi così tanto. Non pensavo, ci sono proprio rimasta secca quando l'ho finito. Ero tipo, ma io l'ho adorato questo libro. Ovviamente non che mi abbia preso il cuore o altre cose, però si è rivelata veramente una buonissima lettura. E io con questo chiudo qua. Sperando veramente che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, per favore, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale qui sotto se non siete iscritti, così rimarrete aggiornati sui video che tornerò a pubblicare da ora in poi. Sperando di mantenere la mia promessa di almeno un video al mese, cosa che spero veramente di fare, spero veramente di riuscirci. E con questo io vi saluto. Vi consiglio anche di dare un'occhiata ai link che ho lasciato qui sotto, principalmente sono link di affiliazione di Amazon, o meglio, se acquistate i titoli di cui vi ho parlato oggi, se vi sono interessati, li volete acquistare e li acquistate dai link che io ho linkato qui sotto, io riceverò una piccolissima commissione così che potrò portare avanti il canale. Voi non dovrete pagare niente in più, assolutamente, è solo un modo per me portare avanti il canale e ovviamente i contenuti. Comunque, io vi saluto, spero veramente che il video vi sia piaciuto. Noi ci sentiamo al prossimo video, che spero di portarvi presto. Spero veramente di portarvi presto. Ciao!